esperienza delle denominazioni comunali. Denominazioni comunali è valore aggiunto alle produttività che nei territori possono innescare un meccanismo. Ce ne parla con dettaglio di dovizia il dottor Ferruccio Cancio, responsabile suolo, salute, organismo e controllo, certificazione agroalimentare. Diciamo che il nuovo modo anche per fare agricoltura, nel senso che nello specifico io mi occupo di appunto certificazione di produzione agroalimentare. La società di cui faccio parte si occupa soprattutto di controlli nelle aziende biologiche e quindi promuove quelle che sono le metodiche delle produzioni biologiche. L'EDECO, nello specifico, appunto, quando sono stato invitato per parlare appunto di questa denominazione comunale, è un avamposto, diciamo, delle denominazioni standard come le conosciamo noi, cioè praticamente per quanto riguarda. Faccio un breve sunto, a livello comunitario sono state regolamentate le DOP, le IGP e altre forme di denominazioni e anche il biologico. Il biologico che diciamo è ormai da 20 anni che è stato disciplinato dal Comunità Europea, ha dato la possibilità in primis di certificare un prodotto ottenuto da una metodologia di produzione particolare. Paradossalmente questa produzione biologica in effetti è nata proprio da quell'ambiente marginale di produzione agricole, proprio perché potessero avere una visibilità sul mercato. Difatti lo è, anche se anche di questo settore in effetti se ne sono appropriati un po' il grosso del mercato, della distribuzione, perché chiaramente un prodotto lo si produce nei territori, però per essere poi consumato deve per forza avere delle strutture commerciali, delle strutture di distribuzione che hanno delle logiche chiaramente che impegnano risorse e numeri importanti. Quindi molto spesso magari capita proprio il paradosso che ciò che è nato per essere uno strumento disponibile al produttore, magari al piccolo produttore che finalmente ha uno strumento di visibilità sul mercato, paradossalmente viene quasi un po' annullato da questo marasma appunto di produzioni. Però io confido nel fatto che comunque è uno strumento disponibile che può comunque, un agricoltore oggi, seppure in un'area marginale, sfruttare. Le denominazioni comunali, appunto io le ho definite come avamposto di quelle che sono le denominazioni, in effetti si basano su alcuni principi che è importante ricordare. Allora, il principio è quello di riscoprire, cioè praticamente fare un'analisi di quelle che sono le peculiarità di un territorio farle emergere, recuperarle per far sì che possano essere, anche in maniera scientifica proposte. Vanno salvaguardate, cioè in maniera scientifica appunto vanno stese tutta una serie di indicazioni che quel prodotto di quel territorio ha determinate peculiarità che solo quel prodotto può dare, e poi chiaramente comunicare, cioè questa è venuta appunto stasera da più parti. Comunicare è importante perché fa parte di quello che può essere poi la visibilità di un territorio sul mercato, e comunicare questa peculiarità è fondamentale per far conoscere che quel prodotto è esclusivo di quel territorio, far sì che quel prodotto è ottenuto secondo determinate metodologie produttive, far sì che quel prodotto risponde e porta dietro di sé un territorio. Sono breve, poi se ci sono delle situazioni da rispondere, mi piace chiudere così: fare senza far sapere equivale a non fare. Grazie.